Un'amministrazione dei primati, lei ha detto che forse trova anche poco spazio sui giornali per quanto fatto finora. Non credo che ormai l'immagine di Salerno sia arrivata in tutta Italia come modello amministrativo di grande efficienza, come città che ha prodotto risultati di eccellenza in tanti campi, da quello ambientale, raccolta differenziata, quello culturale con il Teatro Verdi, alla trasformazione urbana, alla grande architettura, ai servizi sociali. Questo è uno dei primati meno conosciuti ma di cui siamo più orgogliosi. Il Comune di Salerno ha ricevuto negli ultimi 2 anni e mezzo un taglio del 50% delle risorse dello Stato, da 60 milioni di euro a 30 milioni di euro. Siamo riusciti a non interrompere il programma di opere pubbliche e soprattutto siamo riusciti a non ridurre i servizi alla persona. La rete di asili nido che ha il Comune di Salerno è la quarta d'Italia. Abbiamo una rete di assistenza domiciliare agli anziani e di assistenza ad anziani non autosufficienti. Abbiamo politiche per le disabilità di cui siamo assolutamente orgogliosi. Abbiamo garantito il trasporto ai bambini disabili. Credo veramente che sia difficile trovare una città d'Italia che abbia espresso politiche così vaste per la povera gente e per le fasce deboli. Contemporaneamente siamo riusciti a produrre cultura e a produrre economia nei due campi del turismo con luci d'artista e nel campo delle opere pubbliche e private, e questo credo abbia salvato la città di Salerno. Sinceramente siamo orgogliosi. Il sindaco del 2013 prevede altri tagli, che anno sarà per la città di Salerno, su che cosa punterà l'amministrazione comunale, sempre sui 4 capitoli che ha elencato anche per il 2012? Lei me ne propone un altro e credo che ci sia tutto. Ci aspettiamo dal 2013 qualche alleggerimento del patto di stabilità, ci aspettiamo un governo meno demenziale di questo nella gestione dei rapporti con gli enti locali, che sono stato il punto di maggiore criticità dell'esperienza del governo Monti. Tagliare in maniera indifferenziata a tutti i comuni, a quelli che lavorano e a quelli che rubano, è un atto di politica criminale per quello che mi riguarda. E non c'era bisogno dei grandi tecnici per fare una banalità del genere. Ci aspettiamo dunque un governo che conosca l'Italia, che conosca la gente di carne ed ossa e che capisca che se si bloccano i comuni si blocca l'Italia, si blocca la rete di piccole e medie imprese e si blocca la possibilità di dare respiro all'economia del paese in tempi rapidi. Allora noi guardiamo con fiducia al futuro. I tempi non sono facili, sappiamo. Non ci sarà mai più per l'Italia spazio per la demagogia. Ormai la competizione mondiale è diventata spietata e noi rischiamo di ridurci a un paese da nulla se non rilanciamo il nostro apparato produttivo. E però credo che per quello che abbiamo dimostrato di saper fare a Salerno si può avere sicuramente fiducia anche nel futuro. Molti pensano e sperano che in questo governo del 2012 ci sia un successo. Io li ringrazio per l'auspicio. La cosa positiva sarebbe lo stipendio sicuramente rispetto a quello di sindaco. Comunque per il governo Monti. Comunque sia. Credo che il problema sia la linea di politica economica del prossimo governo. I ministri non servono a niente se non c'è una impostazione seria di politica economica. Poi per quello che mi riguarda il lavoro più bello è quello di sindaco, sinceramente. Sindaco, la nuova cartolina di Salerno c'è. A chi la inviamo e quale augurio? In primo luogo alle famiglie salernitane, alle migliaia e migliaia di persone per bene, civili, serie, che poi sono la stragrande maggioranza della città e sono quelle che non si sentono mai, quelle che non fanno i comunicati per i giornali, che non fanno le polemiche, che si rimboccano le maniche. È la città che ci ha consentito di avere questo primato nella differenziata per il grado di civiltà, il senso di responsabilità e l'amore per la città. Quindi la prima cartolina è alle nostre famiglie. E poi un augurio ovviamente alle persone che soffrono in questo momento, agli anziani, a chi è detenuto, alle loro famiglie, a chi ha problemi di disabilità. Beh, stiamo costruendo veramente una città non solo della bellezza, del dinamismo economico, ma come sempre una città in primo luogo della solidarietà, cioè amica di chi soffre, della povera gente. E poi l'invito a trascorrere il Capodanno in piazza, serenità. Aspettiamo decine di migliaia di persone a Capodanno, in piazza, questa bella festa. Evitiamo atti irresponsabili,
i botti costano troppo e fanno male, io francamente non capisco perché usarli e comprarli. E ci aspettiamo invece una bella festa in piazza all'insegna della serenità, della tranquillità, dell'allegria, e ci aspettiamo di trovare in piazza anche tante famiglie che vengono lì per un momento di serenità.